Dal titolo Depistaggi, questa raccolta di documenti, e nella copertina c'è questa pagina, no, del Corriere della Sera, con riferimento alla strage di Bologna. Il sottotitolo: La storia delle strategie eversive e delle coperture compiute dai servizi segreti. Allora, intanto, che documenti si trovano in questo libro? Allora, in questo libro si trova la requisitoria che fecero i PM Mancuso e Dardani nel 1986 sulla strage di Bologna. E questo è il documento pubblicato. Prima io pubblico una serie di documenti, alcuni dei quali hanno fatto parte anche del mio libro PsyOps, che vanno a integrare quelli di questa requisitoria, cioè questa requisitoria è stata fatta nel 1986. È una tra le requisitorie più belle che io abbia mai letto. Perché? Perché i due pubblici ministeri avevano capito che per dare un perché, spiegare la motivazione di quella strage, si doveva ripercorrere la storia d'Italia nell'ambito dei depistaggi, delle strategie eversive, delle coperture dei servizi segreti dal 1950 alla strage di Bologna. Cioè avevano capito che dietro quella strage c'era un disegno eversivo di lunga data. E quindi in questa requisitoria loro che cosa fanno? Ripercorrono il peggio della storia d'Italia, purtroppo, perché di questo si tratta, riunendo tutto quanto sino a quella data, e siamo nel 1986, era stato scoperto nell'ambito di altri processi, di commissioni parlamentari, eccetera. E è una requisitoria che io trovo interessantissima perché, ripeto, non riguarda solo ed unicamente la strage, ma tutta la storia italiana dal 50 all'80. E ovviamente però una grossa parte di desecretazione dei documenti è avvenuta negli anni 90. E allora il mio intento era quello di integrare questa requisitoria con i documenti che dal 90 in poi sono stati scoperti proprio sui fatti inerenti la storia italiana, quello che questa requisitoria tratta. Quindi ecco, diciamo che c'è una mia premessa dove faccio la storia in base ai documenti desecretati dal 90 in poi, e poi lascio al lettore questa requisitoria estremamente avvincente, molto bella, scorre molto velocemente, e il pregio, secondo me, che ha questa requisitoria è che fa entrare il lettore proprio a capire il meccanismo. Cioè, ci sono stati, la nostra, ricordiamola, è stata la democrazia occidentale, cosiddetta democrazia avanzata, che ha avuto il più vasto programma di manipolazione politica, ed è anche la democrazia che ha avuto il più alto numero di stragi, perché questo, il terrorismo, faceva parte della manipolazione politica. Questa requisitoria ha il pregio di far capire come funzionasse questo meccanismo perverso. Gli avanzamenti di carriera, i processi che non venivano fatti, gli imputati che venivano fatti fuggire, ecco, tutti questi sistemi per continuare a portare avanti questa lunga e infinita scia di sangue in Italia per controllarne in realtà il processo democratico e la stessa politica. Quindi il quadro che emerge è un quadro di continuità, no? Dagli anni 60 fino appunto arrivare a Bologna. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente, e poi si capisce molto bene dalla requisitoria perché sono sempre gli stessi nomi che compaiono. E si vede come negli anni questi nomi abbiano sempre operato con gli stessi meccanismi. Quello che poteva un po' modificarsi nel tempo era la manovalanza, la bassa manovalanza. Ma le persone che facevano parte dei gradini più alti erano sempre gli stessi. E agivano con dei meccanismi, con dei sistemi che in realtà sono tutt'oggi validi. Sono tutt'oggi validi perché? Perché quel sistema di raccomandazione, aiuto, come posso dire, ricatto, minaccia, non continua a essere. E quindi secondo me la cosa molto bella che permette di comprendere questa requisitoria è proprio un nuovo modo di vedere i fatti e interpretarli in maniera corretta. Perché
perché si capisce come funziona il meccanismo. Il meccanismo è sempre lo stesso, gli uomini agiscono sempre nello stesso modo. Perché il meccanismo è sempre lo stesso? Perché ha funzionato benissimo. Difatti noi siamo una repubblica che ancora oggi non ha una sola condanna per i mandanti di queste stragi. Spesso sono state sacrificate delle pedine piccole, al limite qualche esecutore, quando c'è stato, perché spesso non si è arrivati neanche a quello. Quindi, oppure si è arrivati a delle sentenze di condanna additando qualcuno come esecutore, in realtà anche quello era un depistaggio, perché poi si è scoperto, magari dopo 17 o 20 anni, che questi non c'entravano nulla. Ma questo è il meccanismo. Ed è un meccanismo che funziona così bene che continua a esistere. Continua oggi, ancora oggi noi ne siamo assolutamente soggetti a questo meccanismo. Ecco, quindi secondo me l'interesse per chi si occupa e per chi è appassionato di queste cose, di questa requisitoria, è molto chiaro il meccanismo, e quando uno ha capito il meccanismo poi decifra in maniera chiara anche gli eventi quotidiani. Quel periodo, no, viene anche dai media, no, tradizionali, viene definito, no, come quello all'insegna della strategia della tensione, no, che è poi un'espressione che noi possiamo capire che cosa vuol dire, però in realtà, detta spesso, no, nel dibattito, quando si è parlato di queste cose, diciamo che veniva spiegato questo concetto, ma fino a un certo punto, no? Dal quadro che ci fai tu, invece, si capisce bene poi in realtà che cosa era veramente. Sì, la strategia della tensione, che poi in realtà gli storici la individuano dal 69 al 74, in realtà questa secondo me può essere tranquillamente collocata da prima del 45, ma comunque diciamo dal 45 ad oggi è un continuo.